tante guerre dimenticate, certo. Il conflitto in Ucraina colpisce, ma non è vero che il primo conflitto in Europa dalla seconda guerra mondiale ci sono stati i Balcani e altro. Perché secondo lei questa guerra è così sentita ed è così anche interpretata? Beh, perché c'è stata una invasione improvvisa e questo non l'avevamo ancora visto. Cioè, io non ricordo le invasioni di Praga, le invasioni di Budapest, le invasioni con i bombardamenti non le conoscevo e sono rimasto ovviamente molto colpito vedendo anche le scene che si producevano improvvisamente dentro l'Europa, colpito anche da una certa quota di indifferenza che c'era in Italia, perché è vero che i cuori sono stati smossi, ma molti no. In questi giorni la memoria dei 30 anni dall'uccisione di Falcone Borsellino e anche lei ha provato sulla sua pelle di figlio che cosa voglia dire un'uccisione iniqua. Lei ha detto, mi ricordo una trasmissione nel momento della morte di suo padre a Radio Popolare in cui disse un ascoltatore, ma non sapete quanti morti muoiono negli incidenti stradali. Ci siamo così abituati alla barbarie che non fa effetto che qualcuno sia ucciso per strada o in una specie di Beirut. Credo che ci fosse molta inconsapevolezza e anche molto cinismo in questo, perché le morti per violenza dell'uomo non possono non... Ma dire interrogarci è poco, colpirci, offenderci, farci soffrire, però pare che sia una reazione, una risposta che non c'è sempre e c'è soltanto a condizione che le persone che la subiscono siano vicine a noi. Ecco. Lei è ottimista o pessimista? È professore universitario, crea le giovani coscienze alla legalità. Ma se dovessi vedere i miei allievi... Sono ottimista, perché sono una iniezione di ottimismo ogni giorno. Poi si vedono anche però nel lungo periodo gli effetti di queste passioni che maturano dentro le aule universitarie, perché vanno poi a esercitare delle professioni, fanno anche politica. No, io credo che guardando loro si può essere ottimisti. Palermo è una città in cui ormai i giovani sfilano dicendo no alla mafia, dicendo no alla criminalità. Il suo ottimismo si basa anche su queste immagini. Beh, ma questo accadeva già all'inizio degli anni Ottanta. Mi ricordo quando andarono 20.000 studenti, fecero una marcia su Ciaculli, che era il luogo della famiglia Greco, e Michele Greco era detto il Papa, era lui il capo di Cosa Nostra a Palermo, quello più in rapporto con i corleonesi. Andarono e fecero quello che mai un partito, un sindacato aveva fatto. Un libro significativo, un decalogo che affonda le radici certamente nel decalogo ebraico, nei comandamenti cristiani e che comunque trova una rispondenza straordinaria nella Costituente. Che cosa manca oggi perché i giovani si appassionino a queste parole? Ma sicuramente manca che ne dobbiamo parlare di più. Dobbiamo appassionare di più, dobbiamo ricordare che il presente deriva da una storia e da una sorgente e che senza questa storia non sappiamo, se non riconosciamo questa storia non riconosciamo il futuro. Mancano gli esempi soprattutto, questo chiama in causa le responsabilità personali di ciascuno di noi. Questo momento drammatico ci dice che qualcosa deve cambiare, le istituzioni internazionali, il nostro modo di vedere la guerra e la pace. Ma insomma abbiamo a partire dalla Costituzione, dalle carte internazionali che sanciscono i principi umani, vediamo che si fa un'enorme fatica per affermarli nella vita concreta delle nazioni, dei popoli, della gente. Però questo richiama ancora una volta una responsabilità personale. La pace inizia, la pace, la giustizia, il diritto iniziano dal comportamento di ciascuno di noi e poi diventano un fatto comunitario.
e soprattutto richiamo ancora una volta che soprattutto dipende dall'esempio che ciascuno di noi offre quotidianamente nella propria vita quotidiana, personale, nella relazione con gli altri. La pace, la giustizia e il diritto si costruiscono così.